Ancora una volta, ciao ragazzi e benvenuti su Don't Starve. Che cos'è Don't Starve, mi chiederete voi, vi rispondo che non lo so nemmeno io, perché come al solito, quando faccio un video di questo genere, aspetto di provare il gioco insieme a voi, in modo da condividere tra noi le emozioni che questo gioco ci darà. Se sarà divertente, se sarà brutto, se sarà bello. Comunque, da quel poco che ho visto negli screenshot, sembra che questo gioco qua sia davvero interessante. Non è particolarmente scioccante dal punto di vista grafico, perché vedrete, ha una grafica particolare, non brutta, ma nemmeno eccezionale. Però è davvero bello dal punto di vista del gameplay e dell'originalità, da quello che vedo. Già qui a sinistra possiamo vedere il personaggio che avvelena un pollo. Questo mi sembra abbastanza strano. Comunque sì, abbiamo una serie di personaggi qua. Purtroppo solo uno è disponibile a essere giocato. Probabilmente gli altri verranno sbloccati mano a mano che procederemo nel gioco. Un'unica cosa vi dico prima di iniziare, e cioè che intanto il mondo sta essendo generato, a quanto pare casualmente. Un'unica cosa voglio dirvi: il gioco è ancora in fase di test, quindi è in beta, ma è disponibile da giocare se preacquistato su Steam. Il prezzo è di circa 5 euro per una copia, 11 per 2, quindi perché se si compra una copia da 2, quindi una la giocate voi, un'altra la date a un amico e lo pagate 5 euro a testa. Ok, quindi siamo pronti a giocare. Quanto a lungo sopravviverai? Non so. Boh, chi sei tu? Non sembri molto in forma, lo so, siamo qua per terra. Faresti meglio a trovare qualcosa da mangiare prima che venga la notte. Ok, questo uccello. Questo... Oh! Cosa ho preso? Ho preso dei semi. Posso mangiarli? Dammi dei semi! Oh! Che cazzo? Cioè, la grafica è stranissima, però vorrei farvi notare come corre il personaggio. Yeah! È uno scemo questo personaggio. Già. Oh! Questi. Gli uccelli lasciano cadere i semi. Cosa sono queste cose? C'è un botto di roba. C'è un albero qua. Cos'è questo? Sapling. Bastoncino questo. E qua fiore. Petali. Wow. C'è un'esagerazione di oggetti in giro. E possiamo interagire praticamente con tutto. Da quello. Guardate il mare. È bellissimo. È fantastico. Ah, c'è una carota. Cosa sono queste icone? Trappola. Fuoco da campo. Cibo. Ci sono scienza. Sono diversi oggetti che si possono creare. A quanto pare noi possiamo creare un'ascia. Sembra buono. Eccola qua. Ok, quindi continuerei a raccattare oggetti io intanto. Però nel mentre spaccherei anche un albero. È bellissimo, è come Minecraft. Rompi l'albero, rompi. Eccolo qua. Abbiamo preso il legno. E poi questi cosa sono? Come si chiamano? Che figo, possiamo piantarli come... Possiamo piantare gli alberi. È carina sta cosa. Molto carina. Uccello! Brutto lui. Un'altra carota. Molto i bastoncini. Non so. Allora, ci ha detto che dovremmo trovare qualcosa da mangiare prima che venga la notte. Ma intanto io sto raccogliendo queste cose. Mi sembra molto interessante raccogliere. Posso creare un altro oggetto? Mi è apparso di là. Aspetta che rompo quest'albero, poi lo vediamo. Rompila, bravo che sei, bravissimo. Allora, altro oggetto che possiamo creare è il fuoco da campo. Ragazzi, a me questo gioco piace un casino. Non so a voi. È semplice, però è interessantissimo. Fuoco da campo. Forse sarà meglio crearlo di notte, così durerà più a lungo. In alto a destra mi sembra abbiamo una specie di orologio che ha una zona gialla, che sarà il giorno, una zona arancione e una blu. Quella blu sarà la notte, che dura poco a quanto pare, però immagino che sia pericolosa, come su Minecraft. Oh mio Dio, non voglio morire la mia prima notte. Dammi anche l'albero. Bravo, bravo, spapagnalo. Raccattalo, raccattalo. Prendi tu, bravo così, bravo. Ma per prendere il cibo io cosa dovrei fare? La trappola magari è una buona cosa. Serve altra erba per fare la trappola. Ok, prendo altra erba. Prendo altra erba, prendo anche queste cose qua. La posso già fare? Forse no. No, no, è qua la trappola. Prendo altra erba ancora. Che cazzo devo prendere? Ah, ok, ho capito. Vai via, brutto uccello, lui.
Altra erba devo prendere ancora. Ok, ora possiamo creare la trappola, ma... per chi è la trappola? Che cosa ci devo fare? Devo metterla dove c'è un animale, forse. C'è una carota. Prendo la carota. Un uccello. Oddio, è brutto uccello gigante. Ah! Questi cosa sono? Sono dei conigli. Cioè, sono entrati nella tana, e io faccio la trappola. E ve la metto qua. Patapem. Andateci. Andate nella trappola. Uccello, pusa via, non è per te. Ha messo i semi questo uccello. Dammeli qua. Brutto. Andate nella trappola. Forse ci vuole la... ci vuole la carota, giusto. Andate nella trappola adesso. Andate nella trappola. Sta andando, Vai nella trappola. Vai nella trappola. Sì, sta andando. Vai nella trappola. Bravo. Bravo, vai nella trappola. Vai nella trappola. Briga. Zitto, uccello. Tanto prendo questa cosa qua io, che è buona. Oh, cosa posso creare? Un piccone oppure una pala? Addirittura. Non so se voglio fare. Ho catturato un coniglio. Andate via voi nella tana, brutti. Posso rimetterla però, perché con un'altra carota. Vai, vai nella trappola. È bellissimo. Vai nella trappola, brutto coniglio brutto. Vai nella trappola. Intanto io devo raccattare altre cose qua. Anche altro legname, forse. Raccatta il legname. Tanto, tanto legname. È poco questo legname. Cos'era quel ronzio? Sei andato nella trappola? Sei andato nella trappola, sordido. Aspetta che ne metto un'altra. Vai anche tu. Cos'è successo? Cosa sta succedendo? Perché è diventato tutto viola? È brutto. Cosa devo fare? È sera, devo fare il fuoco. Com'era? Oddio, non posso più fare il fuoco. Non posso più fare il fuoco perché ho usato tutta l'erba. Oh no. Oddio. Oh cazzo, ragazzi, siamo fritti. Serve fuoco. Il fuoco. Erba. Prendi. Presto. Ecco qua, lo possiamo fare, possiamo crearlo. Presto. Voglio tornare di là, perché c'era la mia trappola, se no la perdo poi, non la troverò mai più. Ah, eccola qua. Fuoco. Dove lo devo mettere? Qua. Mettilo, bravo. E quindi ora c'è luce intorno a me. Sento al sicuro. Ah, possiamo aggiungere il legname, giustamente. Infatti, perché mi sembrava basso. Così è più luminoso assai. Bello. Molto bello. E infatti ora è notte. È tutto nero adesso. Oh mio Dio. Ma se io vado nel buio cosa succede? Mamma mia. Non ci voglio andare. Paura. Ma non c'è più coniglio lì sotto. Cosa succede? Metti la carota. Andate nella tra... semi. Aspetta che esce. Zitti. Vai nel cantiere. Ma io posso mica... Questa è la carne del coniglio di prima. Posso cucinarla magari? La cucino tutte e due le cucino. Cosa sono? Roba cucinata. Me ne mangio una. Non ha ripristinato molto, se vogliamo essere sinceri. Adesso mi creo anche gli altri oggetti però. Oh, posso fare solo la pala. Vabbè, meglio di niente. Posso scavare. Attacca che cosa? Ah no, scava la tana del coniglio. Abbiamo scavato il coniglio fuori dalla sua tana. Oh, sta andando nella trappola. Vai nella trappola, brutto. Brutto è nella trappola. Entra nella trappola. Preso. È brutto lui. Dammi qua. Fornisciti a me, coniglietto. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo. Di questo giochino. Perché a me sembra veramente simpatico. E poi è in sviluppo ancora, quindi verranno aggiunte un sacco di altre cose. Però come vedete ci sono già diversi oggetti da creare, che noi non conosciamo ancora e non possiamo creare. Immagino dipenda dall'esperienza che si è accumulata. Aggiungo altro legno intanto. Faccio il fuocherellone grande. Bello, no? Sei contento di avercelo. Se non ce l'avessi saresti fritto. Invece ce l'hai e non sei fritto. Dovrei prendere altro legno però, perché non si sa mai qua. Magari io poi finisco il legno e mi muoio, perché arriveranno i mostri sicuramente. Cioè, succederà qualcosa che è molto pericolosa la notte. Abbiamo finito
la nottata praticamente. Ora è mattina. Bello, fantastico. Wow. Beh ragazzi, io però per questa piccola occhiata direi che può bastare così. Fatemi sapere voi se volete vedere di più di questo gioco. E coniglietto brutto, ti ammazzo a colpi di accetta. Vieni qua. È brutto lui. Fatemi sapere voi se volete vederne di più, perché a me farebbe piacere giocarlo insieme a voi. E poi se volete comprare il gioco, ovviamente, sappiate che è su Steam. Intanto io vi auguro una buona giornata. E se la giornata di oggi dovesse essere finita mentre guardavate, vieni qua, uccellaccio, questo video, riguardatelo domani, così potrò augurarvi di nuovo una buona giornata. Lion out!